E senza la fiera sarò solo uno dei tanti in giacca e cravatta. Come ti permetti? Ne aveste talmente tante quell'auto. Il gatto che si è suicidato. L'autostoppista strano. Il barbone che è entrato dal finestrino e ha vomitato sul sedile posteriore. Lily, sei forte, non devi cedere al senso di colpa. Quell'auto è sul letto di morte, me lo chiede la mia coscienza. Di cosa state parlando? Dunque, una sera Robin e io eravamo a casa da sole e avevamo una voglia pazzesca di mangiare il thailandese. Un'ora e mezza per la consegna, è veramente troppo. Potremmo andare là noi con la Fiero se Marshall non avesse vietato il cibo a bordo. Pensa a quei piatti squisiti. Pa diu mao, tom kai ga, thai siran. Oh, tu spari delle sillabe a casaccio e a me sta venendo la colina in bocca. Va bene, allora facciamo così. Andiamo al takeaway, ci facciamo fare dei pacchetti ermetici. Guidando con molta cautela torniamo qui con i finestrini abbassati e lui non lo saprà mai. Questi freni sono così sensibili. Oh, oh, Marshall mi ucciderà. Questa è la differenza tra affetto e affetto. Sono le uniche due cose su cui non transige mai. Ma no, mi liberi. Ne sono certa, Marshall si arrabbierà. Oddio, oddio, che cosa faremo? Sta adesso? Zitta. E adesso ascoltami, c'è poco tempo. Allora, per prima cosa tiriamo su tutti questi pezzetti di tofu e cavolo. E poi ci occuperemo del danno maggiore, cioè la zuppa versata. Dobbiamo asciugare tutto. E per finire c'è l'odore, dobbiamo mascherarlo con dell'altro. Parlavi di sigari? Ce ne sono due nel portaoggetti, ma lui li tiene. Taci che quando... e dammi le bacchette. Mettiamo un po' di musica. Ah, ma che bella canzone. Questi sigari non fanno niente. Sì, è stata una pessima idea. Il risultato è che sembra che qui dentro qualcuno abbia vomitato. Oh. Scusa, e i finestrini rotti? Dovevamo farlo sembrare vero, no? Ma perché romperne due? Me lo puoi spiegare? Beh, lei si è divertita tanto che ho voluto farlo anch'io. E così siete state voi due mentre io davo la colpa al barbone abbronzato che ballava in tanga. Marshall, ti chiedo perdono, ma quel segreto ci ha unite. Ed è così che siamo diventate grandi amiche. Che carino. Cavolo, un'auto speciale.